È andato bene incontro alla palla, non ha aspettato, è andato. Primo gioco Toscani. Era lì ad aspettare. Sulla collina di Montemario, e vedi, io invece ero nella valle della via Salaria e per andare alla sede di Sky in più e fallisci. Insomma, se tu vuoi con una Topolino battere una Ferrari, fondi il motore, no? Anche quello è più umano, direi. Sì. Pur con una racchetta tanto più difficile da usare che certo. Questi strumenti qui contemporanei. Servizio e volé di Stepanek, ma è ancora palla break, 30-40 da 0-40. Eccolo che lo rivediamo, sì, bene. Tutto mirevole in questa fase. Serve and volley, servizio e volé. Volata, anzi, in italiano andrebbe bene. Ancora rete, bravo. Oh, bene, 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 bravissimo. E anche perché è un, ecco, una delle altre curiosità che mi pongo è quella, ma se lo si attacca bene bene sul rovescio questo Federer poi ha un grande passante, non c'è mai nessuno a attaccarlo sul rovescio. Sbagliato, ha sbagliato Federer e guardate come risolve la vicenda. Non era difficile ma molto elegante. La volevi Beri, mi è rimasto praticamente solo Ljubicic, hanno fatto giocare uno junior numero 2. Sì. Questo mi fa dubitare della bontà della forma. Vabbè, ma è vecchia storia, caro Tommaso. Lo so che è una vecchia storia. Pare che perse da Safin. Ammirato perché c'è. 40-0. Bravo anche questa volta, bravo Stepanek! Go. Buon anticipo! Però Kaman ci ha messo, ha accompagnato questo colpo con un'espressione che nel tennis è stata, non dico inventata, ma insomma resa celebre da Leighton Hewitt, giocatore australiano. È difficile, è difficile. Guardate, rivedete cos'è riuscito a fare, perché era un rimbalzo piuttosto alto, lui rincorsa di nuovo in diretta dal Foro Italico dove Roger Federer. Bravo,
Beh, con un Egitto. Davvero. Beh, ma molto bravo. Spero che ce la facciano rivedere perché... E 0-40. Era un palleggio abbastanza lento dal quale si è tolto con una accelerazione. Guarda come l'ha messa bene. Ha spaccato la riga. Quindi 0-40. 0-40. Ma guarda qua che magari si assiste a un break. Stepanek per evitare quella palla però a momenti si torce una caviglia, non c'era bisogno, chiamata fuori. Buona prima, 15-40. Sempre Tony Rocce, inquadrato, ex vincitore di questo torneo, amico e consigliere, come lo posso chiamare, consigliere di Federer. Rocce ha vinto qui nel 1966 battendo in finale Nicola Pietrangeli, che aveva 33 anni. da 0-40, annullate due palle break. Qualche pare un dubbio, ace. Dubbio da parte di Stepanek, ma però accetta. Sì. E allora si dice a due punti dal match, eh sì, in circostanze. Lo dicono soprattutto gli inglesi. Sì, però sì. Ogni tanto gliel'abbiamo rubata questa. Sì. Beh, imitata, dai, sì. Rubata. Vai, sì. Ed è match point. Sì, aveva battuto a 201 orari, così, così per dire. Grazie. Qui esce la risposta di Stepanek. Federer recupera da 0-40, tiene il servizio, vince quindi 6-1-6-4 in 56 minuti, che è un tempo da primo turno femminile. 56 minuti. Beh, era state 22 il primo set. Quello è. Primo set 22 con due errori, insomma, non so. Insomma, assistiamo alla solita esibizione pomeridiana di Federer. Ce ne sarà... Oggi è stata un po' più esibizione di ieri. Beh, però, voglio dire, il risultato non cambia molto, con tutto il rispetto per Potito, che forse lo ha messo, se si può dire, l'ha messo in difficoltà, l'ha messo un po' più in difficoltà. Potito nel suo piccolo ha perso 6-3-7-6. Mentre Stepanek, che è il giocatore ben più alto in classifica, ha perso 6-1-6-4. Io rimango ancora esterrefatto perché con la complicità di Stepanek, però due errori nel primo set, set di 22 minuti, insomma. Sì, sì, ma... Sette nel match. Ancora che abbiamo avuto un secondo set un po' più contrastato, poteva andare un po' più lungo perché 0-40, se Federer non recupera quelle tre palle break ci sarebbe. Yes. Roger?
I do. You hear? So I know that Stefan can be dangerous, but today it looked like a normal day at the office. È sembrata una partita normale. Well, maybe for you, yeah. But yeah, it is a normal tennis day. Beautiful weather with a great crowd, and once again, I'm very happy the way I played. You know, except the last game, I really didn't have to play fantastic tennis on my own service game, and I came up with the right shots at the right time today, and it was an excellent match for me, and very happy to be in the quarterfinal. Is this a record? Two mistakes, only two mistakes in the first set? Well, it was excellent, I thought. You know, I really tried not to make any mistakes, and it worked, and play aggressive on my own service games. I thought he served much better in the second set, and I never really got the good feeling in the second set on the return, but I think that's got something to do with his serve, and it's obviously hard, you know, to play as well as I did in the first set, in the second set. So I mean, that is becoming a standard, though, because in the afternoon you win very easy first set, then you have a little more difficulty in the second, and well, there is not a third set. Well, I like to play two sets, you know. Maybe you prefer three sets for the drama, but no, I mean, I thought it was all the way through actually a good match, except maybe the last few points. You know, I think I served pretty bad, you know, till love 40 or let's say 15-40, and I mean, he could have maybe won one or the other point, but I think he never really got into the match, and I think if he would have, you know, gotten to 5-0, that wouldn't have been fair, because I thought that was the much better player for the entire match. Insomma, bisognerebbe anche spiegare ai nostri ascoltatori che cosa... We forgot to translate that, you know, because sorry, we're going speak on speaking yet, English. Well, you then. You okay. Will. With your talent, you all can right. Be, you can do it. But how you have progress on clay? Come sono i tuoi progressi sulla terra? Well, I think every year I become a better player. Just because I spend more time on the clay and I become smarter, you know, as I, you know, keep on playing matches and... Sorry, I try to translate, perché dice che ogni anno si abitua di più alla terra e diventa smarter, più, e diventa più intelligente, più svelto. Yes, but don't exaggerate. I don't really. Dico, non esagerare. Year, you know, even though I've won Hamburg now three times, and but I really think the French Open, the semis last year, you know, again the Hamburg win last year, and then this year, you know, the finals in Monaco really gives me a good feeling, and. I mean, clay has always been very natural to me. I grew up on this surface. I played it in summer, in winter, all the time. So when I come here, you know, it feels very normal. I think that's a good feeling to have. Ha detto che in fondo è nato sul rosso e quindi che ci si riabitua, ecco, diciamo così, poco a poco. Thanks very much. Ciao. Keep going. Ciao, ciao Roger. Ciao a tutti, hai visto?